Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italiuno. La sesta stagione del GF VIP è durata la bellezza di 6 mesi. Alfonso Signorini è stato un conduttore eccezionale, in grado di guidare e tenere ben salde le redini del programma. Il GF VIP 6 ha fatto un boom di ascolti. Un arrivederci, che conferma e mette a tacere i rumori rispetto alla conduzione della prossima stagione del GF VIP. Ecco l'annuncio speciale del conduttore del GF VIP, arrivato dopo la fine del programma. Su altre fonti. Le ipotesi degli utenti. Mercoledì 16 marzo 2022, 8:25. Ultimo aggiornamento, 14. Su Canale 5 ieri sera si è consumata l'ultima puntata in diretta del GF VIP, a trionfare è stata Jessica Selassie, ma altri momenti in studio non sono passati inosservati. Ieri sera, su Italia 1, è andata in onda la prima puntata della quinta edizione de La Pupa e il Secchione Show condotta da Barbara D'Urso. Il gesto social della conduttrice campana non è naturalmente passato inosservato, alimentando nuovamente l'opinione che possano esserci contrasti tra lei e Signorini, causate anche da vecchie ruggini del passato. Alfonso Signorini, ecco perché ha vinto lei, il commento del conduttore sulla finalissima del Grande Fratello VIP. Subito dopo la proclamazione del vincitore di questa edizione, Alfonso Signorini è stato raggiunto dai microfoni del TG5, a cui ha spiegato perché secondo lui il pubblico ha voluto premiare la principessa. Grande Fratello 7, la voce SOC, succederà veramente. Grande Fratello 7, la voce SOC, succederà veramente. Sul web è però montata la polemica per il presunto atteggiamento negativo di Sonia Bruganelli nei confronti della Blasi. Quanto costa quell'outfit? Cifre impensabili. Signorini annuncia una decisione piuttosto drastica. Alfonso Signorini era perfettamente consapevole che mandare in onda il GF VIP in un periodo storico così complesso sarebbe potuto essere un azzardo. Al termine di questo percorso durato per ben 6 mesi, il conduttore Alfonso Signorini ha voluto spendere qualche parola per ringraziare i telespettatori del GF VIP. Le prime indiscrezioni sulla nuova edizione dell'amatissimo reality show. Nemmeno il tempo di metabolizzare la fine dell'edizione di quest'anno, che già si pensa al futuro del Grande Fratello VIP, un reality show che pare aver pienamente coinvolto il pubblico. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.